Amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Pergola. Ci troviamo all'agriturismo Gentilini, dove si terrà un convegno sull'olio extravergine di oliva come alimento funzionale. Il tutto grazie alla CIA, agricoltori, naturalmente Pesaro e Urbino, e alla Camera di Commercio delle Marche. Andiamo subito allora ad incontrare i nostri ospiti. Oggi protagonista, come abbiamo detto in apertura, è la CIA, che invita tutti quanti ad uno degli appuntamenti che abitualmente si tengono. Sì, allora questo è un appuntamento che è il tredicesimo appuntamento che la CIA di Pesaro Urbino, con il contributo della Camera di Commercio delle Marche, realizza. È stato preceduto da una serie di appuntamenti in cui i prodotti funzionali, oggi è l'olio il protagonista di questa giornata. Negli anni precedenti abbiamo avuto prodotti come la viscola, abbiamo avuto l'aglio gigante, abbiamo avuto la canapa e altri prodotti. E la CIA ha sempre creduto nei prodotti funzionali, perché oltre che per il discorso salute, quindi hanno delle qualità che servono a prevenire e a curare certe malattie, vede oltre che questa, diciamo, possibilità, anche la possibilità per le nostre aziende di coltivare delle culture alternative. E questo ha avuto negli anni un gran riscontro anche nella coltivazione di queste nuove culture da parte delle aziende. Quindi un interesse non solo dei consumatori, ma anche degli attori principali, che sono gli imprenditori, che sono coloro che producono. Abbiamo detto 13 appuntamenti mirati a parlare di prodotti funzionali e poi di relative aziende che se ne sono occupate. Allora, nella nostra provincia diverse sono appunto le aziende agricole, e in questi appuntamenti, come dire, il centro dell'interesse sono stati prodotti differenti. Li vediamo. Certo, quest'anno abbiamo scelto l'olio di oliva, l'olio extravergine di oliva. Diciamo che la nostra provincia ha dei territori vocati alla coltivazione dell'olivo. Tant'è vero, abbiamo anche una DOP, la DOP di Cartoceto, ma comunque sì, anche altri territori hanno la predisposizione per questo tipo di coltivazione. E poi non sottovalutiamo che l'olio d'oliva è un alimento funzionale, un alimento che ha tante di quelle proprietà. Ma oltre che alle proprietà, che poi dopo anche i nostri tecnici ne parleranno, cioè io vedo nell'olio d'oliva anche una coltivazione per le aziende agricole, cui possono integrare la propria attività. Cioè ci sono addirittura aziende agricole che hanno impostato la propria attività solo sull'olio extravergine di oliva. Quello che noi vorremmo fare è proprio valorizzare, puntare su questo alimento, perché dia la possibilità ai nostri agricoltori di poter vendere, di potersi proporre sempre meglio nel mercato. La CIA a promuovere numerose attività di cui le aziende agricole del territorio poi risultano essere soddisfatte. Sì, da ex presidente provinciale CIA ormai sono anni che lavoriamo per portare a conoscenza dei nostri agricoltori, ma non solo, ma anche dei consumatori, quelli che sono gli alimenti funzionali. Oggi in questa splendida realtà, Agriturismo Gentilini, che ci ospita con una veduta spettacolare, parliamo di olio d'oliva. Olio d'oliva che per la nostra provincia, ma non solo, per la nostra regione, perché se penso anche all'oliva lascolana, insomma, è un'eccellenza che ormai è conosciuta in tutto il mondo, sia l'olio che l'oliva. Quindi è un evento molto molto importante, molto sentito, che organizza la CIA della provincia di Pesaro Urbino. Olio d'oliva che purtroppo ultimamente a livello di comunità economica europea sta subendo un po' di attacchi,
perché la Comunità Economica Europea, spinta dalla Francia, vorrebbe inserire quello che è il Nutri-Score. E come CIA, anche a livello nazionale, stiamo lavorando perché c'è una grossa problematica. Il Nutri-Score alla francese calcola l'energia di quel prodotto su una base di 100 grammi. E stiamo chiedendo di variarla, di prendere un'etichetta di Nutri-Score all'americana che invece fa il calcolo dell'energia su di un cucchiaio. Perché io dico sempre, qualsiasi persona, no, è impossibile mettere 100 grammi di olio in una porzione di insalata o in una porzione di pasta, ma l'olio è quello che è oggi, del quale ne parliamo, quindi però tutto l'agroalimentare italiano, marchigiano e pesarese è sotto attacco, perché se penso anche al formaggio di Fossa, anche il formaggio di Fossa risulterebbe, come l'olio d'oliva, in etichetta rosso, quindi calcerogeno e che non fa bene alla salute, quindi un'eresia. Però io sfido chiunque a mettere anche 100 grammi di formaggio di Fossa su 100 grammi di pasta cotta. Anzi, dico sempre una cosa, che farei fare a chi ha deciso di proporre questa etichetta a livello comunitario, una sfida, a dirgli ok, oggi mi mangi 100 grammi di formaggio di Fossa per vedere se riesci a cacciarlo giù tutto, perché di solito il formaggio di Fossa basta una grattata sulla pasta e c'hai un profumo che ti dura tutta la giornata. Dalle antiossidanti alle antinfiammatorie sono molteplici le proprietà dell'olio extravergine di oliva, ma le vediamo insieme all'esperto a cui diamo la parola. Grazie. Sì, in effetti quando parliamo dell'olio di oliva parliamo di un alimento funzionale, un alimento nutrigenomico, un alimento nutraceutico, quindi un alimento con varie funzioni. Però tutte queste funzioni in realtà sono mirate poi alla nostra salute, cioè l'effetto benefico dell'olio è noto da sempre e stanno riscoprendo con la ricerca degli effetti aggiuntivi a quelli già noti in passato, tipo l'azione antinfiammatoria, l'azione anti-aging, quindi io sottolineerei anti-aging perché in realtà l'olio da sempre riduce l'invecchiamento, tanto è vero che nella dieta mediterranea l'olio occupa un posto di primo piano, visto che tutto sommato parte poi dai Monti Sibillini, quindi la zona di Monte Giorgio è stata quella scoperta dove ci sono il maggior numero di centenari, quindi in realtà la storia dell'olio è legata fortemente alla storia della dieta mediterranea, cioè è un tutt'uno insieme alla dieta. Gli effetti antinfiammatori e antiossidanti sono già noti, ma negli ultimi tempi stanno venendo fuori anche effetti antinoplastici, chiaramente le ricerche sono state fatte su animali da laboratorio, ancora l'effetto sull'umano non è stato molto studiato, però ci sono sicuramente dei risultati molto promettenti per riabilitare un prodotto che da sempre fa parte dell'alimentazione del Mediterraneo. Quindi direi che almeno oggi dovremo discutere un pochino di questi effetti moderni dell'olio. Ricco di vitamine e anche ricco di omega 3 e omega 6. Ecco, l'olio in realtà è un carico di acidi grassi, il principale è l'acido oleico, però ci sono gli omega 3, omega 6, omega 9, quindi in realtà c'è tutto il corredo degli omega rappresentanti, questi sono i prodotti maggiori, però poi ci sono i polifenoli come prodotti minori che hanno l'azione veramente terapeutica, lo è anche l'acido oleico, però maggiormente ci interessa di più i polifenoli per la loro azione antiossidante principale. E per le persone più attente alla linea facciamo anche il conto delle calorie. Ma che l'olio è un grasso vegetale, quindi non è un grasso animale come il burro, per intenderci. Quindi sicuramente la parte calorica è molto più bassa rispetto agli oli di natura animale. Però chiaramente chi è in una zona di dieta deve fare alcune attenzioni sulle quantità. L'azione terapeutica in realtà è stata dimostrata con quantità addirittura da 40-50 ml di olio al giorno. Quindi se voi immaginate 40-50 non è poi così poco. Quindi in realtà se vogliamo andare verso la parte terapeutica dobbiamo alzare un pochino la dose, se ci vogliamo mantenere sull'effetto calorico ridurremo poi, ma è molto versatile, non esiste un confine molto netto, capito? Io chiuderei con una chicca delle nostre nonne, perché lei ha citato le proprietà anti-aging e le nonne lo utilizzavano proprio direttamente sulla pelle.
È vero, diciamo, sulla pelle sicuramente ha un'azione abbastanza diretta, perché la pelle permette il passaggio delle sostanze liposolubili, e in effetti l'olio è liposolubile, quindi il passaggio attraverso la pelle è abbastanza immediato, quindi sicuramente l'effetto sulla pelle ha una sua storia, una sua realtà. L'olio di oliva lo mettiamo nelle nostre tavole, nei nostri piatti, ma per scoprire i segreti in cucina abbiamo bisogno di Otello Renzi. L'olio non è solo un condimento, l'olio è una componente del piatto. Alcuni piatti che sono poco valorizzati si potrebbero essenzialmente valorizzare con l'olio extravergine di oliva marchigiano che noi abbiamo. Abbiamo una DOP come cartoceto. E guardate che una selezione di oli può veramente fare gli abbinamenti sui cibi. Ecco, bisogna arrivare a questo, non bisogna solo parlare di olio extravergine di oliva tout court così, perché ci sono varie, noi abbiamo 27 cultivar qui nella regione Marche, ogni cultivar ha una sua caratteristica, e quindi come succede per il vino può succedere e deve succedere per l'olio. Cioè un leccino, un frantoio, una raggiola non sono uguali, e quindi ogni olio ha il suo abbinamento. Ci sarà un leccino che è delicato, lo useremo sul pesce e sulle verdure. Ci sarà un frantoio o una raggiola che è più strutturata, più profumata, e allora andiamo sicuramente su una tagliata di manzo, su una, direi anche una fiorentina, e anche sulle delle verdure, anche adesso siamo in inverno e quindi abbiamo delle verdure molto saporite, no? Dai cavoli ai cardi, eccetera. Ecco, questo bisogna fare, cioè abbinare l'olio ai cibi. Succede con il vino, può succedere anche con il miele, ma questo è un altro discorso. Metodi di coltivazione e poi anche delle giuste indicazioni per un raccolto di qualità, perché comunque tanta è la concorrenza e la qualità deve essere, insomma, l'eccellenza al primo posto. Ma quando parliamo di qualità è un termine che va declinato in tante, diciamo, in tante sfaccettature, in tante declinazioni, se vogliamo. E quindi parliamo di qualità quando parliamo di un prodotto che è legato fortemente con il territorio. L'altro aspetto è produrre un prodotto che sia sano, e l'altro aspetto è produrre un prodotto che sia, diciamo, che abbia elementi che siano percepibili e quindi il consumatore li possa riconoscere, e quindi possiamo dire che è un prodotto di qualità. Ma il legame col territorio è sicuramente uno degli elementi più importanti. Ci sono delle tecniche che hanno una terminologia magari particolare, che sono più all'avanguardia, che possiamo indicare? Consideriamo molto, quando parliamo di olivo, abbiamo una coltivazione che in questo momento sta evolvendo molto con le tecniche in modo molto forte. Quando pensiamo all'albero sparso sulle nostre colline, quindi questa olivicoltura promiscua è un ricordo del passato, e lo possiamo vedere molto perché passeggiando lo vediamo. Ma l'olivo oggi molto è un'opportunità di reddito per le nostre aziende, e questo implica che deve essere meccanizzato e deve essere seguito come una cultura da frutto, come tutte le culture da frutto. Quindi implica attenzione molto sulle concimazioni, quindi sulle fertilizzazioni, e una grande attenzione molto sul controllo dei parassiti, che sempre di più deve essere a basso impatto ambientale, quindi utilizzando o biofarmaci o utilizzando tecniche che ci permettono di sfuggire all'attacco di parassiti. E infine, non ne possiamo proprio fare a meno, la meccanizzazione. Oggi dobbiamo assolutamente meccanizzare l'olivo per renderlo, diciamo, competitivo, e quindi poter produrre degli oli tipici riconoscibili al consumatore, ma anche molto che siano sostenibili, molto acquistabili molto dal consumatore stesso. E per fare questo molto ci sono tecniche molto interessanti, molto dai abbacchiatori molto con pettine, agli scuotitori da tronco, fino molto alle macchine, grandi macchine scavallatrici, ma che devono operare su degli oliveti fatti in, diciamo, con tecniche nuove che si dicono ad alta densità o super intensivi.
dell'azienda agricola Gentilini. Siamo col signor Cesarino che oggi ci descrive la sua attività in un luogo meraviglioso. Beh, oggi, dato che il tempo è bellissimo, è ben accogliente, perché ecco, anche come panorama e come visualità siamo insomma sul tetto del mondo. Assolutamente sì. Allora, Pergola è famosa per i suoi bronzi, è famosa per la visciola e oggi si parla di olio extravergine d'oliva. La sua attività da quanto tempo è in piedi, esiste? La mia attività è intorno al 1900, dai nonni, prenipoti, e abbiamo continuato su questa attività prima con piccole quantità, poi abbiamo aumentato la visciola, che abbiamo attualmente sono sulle 800 piante di visciole, e un piccolo oliveto di 100 piante circa. Piccoli, come si dice, poco ma buono, no? In fatto di produzione. Esatto, noi cerchiamo di fare la qualità, perché ecco, le nostre bottiglie sono tutte numerate in modo da non fare una grossa quantità, ma la qualità. Noi puntiamo sulla qualità. Quindi i vostri prodotti poi vengono rielaborati, quindi le olive diventano olio e le visciole danno vita alla famosa visciolata di Pergola. Sì, noi ecco, attualmente l'abbiamo, la visciolata l'abbiamo personalizzata registrando un marchio, Viscioli di Pergola, che ecco, che cerchiamo di fare un prodotto di nicchia. Bene, quali sono altri prodotti della sua azienda? Noi facciamo anche le confetture di visciole, le visciole con lo zucchero al sole, e poi ecco, come dicevo, non oliveto, miele, tutta roba di nicchia, di propria produzione. E quindi chi viene a pranzare o cenare nel suo agriturismo mangia prodotti buoni, genuini, di qualità. Di qualità, di nostra produzione. Ci può fare un esempio di un menù tipico, di un piatto tipico che proponete? Passatelli con i funghi porcini, tagliatelle al ragù oppure ugualmente con i funghi. Come secondo il coniglio farcito oppure un coniglio in porchetta o il coniglio dissossato al forno. Perché ecco, noi abbiamo anche un piccolo allevamento a livello familiare di conigli di cui produciamo la carne di qualità, perché diamo solo esclusivamente orzo e fieno, senza aggiunta di mangimi tradizionali. La ringrazio e le faccio tanti auguri per la sua attività e grazie per ospitare questo convegno. Grazie a voi altri della presenza, grazie. Allora ringraziamo l'agriturismo Gentilini per averci ospitato, ringraziamo la CIA Pesaro Urbeno e naturalmente la Camera di Commercio delle Marche e tutti voi per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.